La struttura ha un costo per le casse comunali irrisorio in considerazione del fatto che il Comune paga all'Istituto Autonomo per le Case Popolari un canone inferiore a 3.000 euro annuo. La motivazione della chiusura della struttura e dell'inagibilità dei locali non è sostenibile, in quanto la manutenzione straordinaria compete al proprietario dell'immobile e quindi all'Istituto Autonomo. A dichiararlo sono 5 consiglieri, 2 comunali, Russo e Interdonato, e 3 circoscrizionali, Laimo, Picciotto e Di Gregorio, in un'interrogazione scritta indirizzata al sindaco De Luca sulla chiusura da circa un mese del centro servizi di Via Cile. La scelta della giunta, secondo i firmatari del documento, non è stata dibattuta né in commissione consigliare di competenza né in consiglio comunale. Esattamente da fine marzo questa sede è stata chiusa dal comune perché il comune sostiene che deve essere effettuato un risparmio sugli affitti passivi delle locazioni del comune. Questa, che è una struttura dell'OECP, costa circa 3.000 euro all'anno. Voi pensate che qui dentro però si facevano un numero di certificati e un numero di pratiche pari a forse alle sede dei quartieri importanti della città, e quindi a fronte di questi 3.000 euro annui effettivamente si sguarnisce in effetti un servizio molto utile e molto importante per la città. Sapete qual è il vero costo di questa circoscrizione? Una carta d'identità al giorno. Con i fondi che il Ministero dell'Interno ci trasmette per l'emissione di una carta d'identità compensiamo i costi di affitto di questa struttura. E noi l'abbiamo chiusa per non far fare la manutenzione allo IACP, proprietario del bene, una struttura che serve una zona con oltre 150.000 residenti. Oggi, se volete fare una carta d'identità, dovete andare sul viale Giostra Alto, dove a piedi non ci potete arrivare, o a Ganzirri. È uno spreco, e noi su questa battaglia non facciamo passi indietro. I 5 consiglieri hanno poi concluso dichiarando che ai sensi dell'articolo 24,11, decorsi i 20 giorni di tempo previsti per la risposta scritta, senza ottenere risposte, gli interroganti trasmetteranno la documentazione all'assessore regionale agli enti locali, Bernadette Grasso.